Buongiorno a tutti ragazzi, o per meglio dire buonasera a tutti ragazzi. Oggi è il 1º maggio, è la festa dei lavoratori e io sinceramente non avevo intenzione di caricare un video, anche perché ho pensato banalmente di cosa parliamo oggi. Potremmo parlare della Champions, delle partite di ieri, potremmo parlare delle partite della partita di stasera, potremmo parlare dell'Europa League che si avvicina, ma lato Juve non c'è assolutamente niente da dire. E quindi oggi sono andato al mare, mi sono fatto la mia giornata via e prima di tornare a casa ho visto che Luciano Moggi su X, su Twitter, aveva twittato un articolo, possiamo chiamarlo così, un intervento scritto all'interno di un suo spazio personale, di un suo blog, nella giornata di ieri, dove andava a parlare di diverse dinamiche, tra cui le partite di questa Serie A, della giornata appena conclusa, dello scudetto dell'Inter e non solo, anche di quel piccolo dettaglio che avevamo lasciato un po' in sospeso, che abbiamo ripreso nel video dedicato a Di Gregorio, Di Gregorio, perché mi avete fatto notare che continuo a dire De Gregorio, ma è proprio un forzato che c'è nella mia voce, so benissimo che è Di Gregorio, proverò a sforzarmi. Ne avevamo parlato al volo di quell'incontro tra Giuntoli e Galliani, appunto per discutere la possibilità del trasferimento del portiere del Monza alla Juventus a partire già da quest'estate, per diventare una sorta di giocatore sotto l'ala protettiva di Szczęsny e per poi diventare il titolare della Juventus quando Szczęsny a giugno 25 andrà in scadenza di contratto e la Juventus lascerà partire a parametro zero. Questo è il piano della Juve e quindi Giuntoli appunto si è incontrato con Galliani e ha portato avanti questa trattativa. Era uscita subito in realtà la voce di un Allegri contattato da Galliani, dove Galliani gli andava a dire: ma come? Ci prendete il portiere? Vi serve il nostro portiere l'anno prossimo? Con Allegri diceva: perché? Cosa sta succedendo? E Moggi ha confermato questa versione e io non sono particolarmente d'accordo con tante delle analisi di Moggi, anche lette o ascoltate negli ultimi anni, ma quando si parla di rapporti interpersonali, uno come Luciano Moggi credo che sia forse il numero uno in Italia lato calcio, e quindi quando Moggi parla o in questo caso scrive determinate dinamiche, credo che sia logico stare zitti, ascoltare, oppure stare zitti, leggere e imparare. Perché se Moggi dice una cosa di questo tipo qua, significa che ovviamente c'è un certo tipo di impatto e che dal punto di vista comunicativo potrebbe aver parlato con i diretti interessati. Vi sorprendereste di sapere che Moggi e Galliani hanno parlato di questa cosa? O che Moggi e Allegri hanno parlato di questa cosa? O che Moggi e qualche rappresentante della Juve hanno parlato di questa cosa? A me sinceramente no. Anzi, lo trovo abbastanza naturale nel mondo del calcio. Dal punto di vista dei contatti, se hai un determinato legame, sei a cavallo, sei anche forse più avanti di determinati addetti ai lavori come possono essere i giornalisti. E Moggi ha confermato questa cosa, che Allegri ha capito, ha avvertito, è venuto a conoscenza del suo esonero da parte di una telefonata di Galliani. E allora la domanda sorge spontanea, no? Perché significa, usando la logica, e dato che voglio credere alla parola di Moggi, voglio credere al rapporto che può avere Moggi con i diretti interessati, i protagonisti di questa vicenda, viene logico pensare che quindi Allegri fosse all'oscuro della volontà della Juventus di esonerarlo a fine stagione. Io credo che la Juventus e Allegri si siano parlati l'anno scorso e si siano detti: ultimo anno e poi valutiamo, ma l'ingresso di un direttore sportivo come Giuntoli ti fa capire che ovviamente poi ci sarà un nuovo progetto, perché questa è la logica, è la base. E che gli abbiano detto: magari se riesci a convincere Giuntoli in quest'anno, chissà. Però io sono davvero dell'idea, ma queste sono interpretazioni mie, che l'anno scorso la Juventus e Allegri si siano detti questa roba, proprio perché dal punto di vista contrattuale poi Allegri sarebbe entrato in scadenza, e dato che la Juventus, sappiamo, non inizia una stagione con un allenatore in scadenza, o vai a rinnovarlo o vai a sostituirlo. Quindi questi sono un po' i due macro casi. C'è un terzo caso, che iniziare la stagione con l'Allegri in scadenza, ma con anche il mondiale per club in corso, ragazzi, che sarebbe poi dopo la scadenza del contratto di Allegri, mi sembra un po' una follia, quindi tenderei a scartarla, lasciarla comunque abbastanza sullo sfondo. Quindi questo si devono essere detti. E allora significa che la Juventus non aveva effettivamente, oggettivamente, concretamente parlato con Allegri. E qui tornano fuori le parole di Allegri pre-Napoli-Juve di quest'anno, dove dice: quando la società avrà deciso mi farà sapere, anche un po' in maniera pungente, poi sono venute fuori le parole di Branchini, e quindi si va a incastrare questa versione.
la domanda che vi faccio è una e una sola. Cercate di seguire il ragionamento e provate a darmi una risposta. Perché mai Giuntoli sarebbe poi andato a dire a Galliani questa roba qui? Cioè, perché se poi Galliani è venuto a scoprirlo, significa che Giuntoli gliel'ha detto. E allora mi sembra anche strano che Giuntoli non parli con Allegri, non lo dica ad Allegri, ma lo dica a Galliani, conoscendo il fatto che tra Galliani e Allegri c'è un buon rapporto. Cioè, che senso avrebbe? Le possibilità sono due, che secondo me alla fine è una. Una possibilità. La volontà della Juventus è di dirlo da qui a breve ad Allegri, e quindi pensava che Galliani si sarebbe limitato a tenere la bocca chiusa. Credo di no, anche se domenica con la Roma, conquistando i 3 punti, la Juventus sarebbe aritmeticamente qualificata alla Champions League e potremmo avere finalmente una decisione ufficiale sul futuro della panchina della Juventus. Opzione numero 2, che mi sembra la più probabile invece, è che magari Giuntoli abbia fatto apposta. Cioè, a me viene davvero a pensare che Giuntoli abbia fatto apposta, perché abbiamo sempre sentito la versione ufficiale di Giuntoli, e cioè a tempo debito, ne parleremo, prima o poi, arriverà il momento, Allegri, sì sì, meraviglioso, ma poi ne parliamo, Allegri, fantastico, numero uno, vogliamo programmare il futuro insieme, ma poi ne parleremo. Cioè, queste sono state le versioni di Giuntoli, anche elogi grandi alla figura di Allegri, ma poi nel concreto niente. Quando si è parlato di rinnovo, ma il rinnovo, ma poi sì, forse non è una priorità, queste robe qui. E allora, ancora una volta, la logica ci impone di pensare che se davvero la Juventus vuole andare avanti con Allegri, non deve aspettare la qualificazione della Champions League. Perché mai dovrebbe aspettare la qualificazione della Champions League? Se vuole andare avanti con Allegri, vai avanti con Allegri. E lo puoi dire in maniera ufficiale, puoi fare un comunicato, puoi far parlare Scanavino, puoi informare l'allenatore, che l'allenatore stesso si sta dicendo: a me non mi hanno detto niente. Cioè, che cos'è questo mistero? Che cos'è questo gioco? Allora a me viene davvero a pensare che Giuntoli abbia detto: sai cosa, io ufficialmente ho sempre mostrato questa volontà. Galliani e Allegri sono amici? Galliani lo va a dire. Perché mi rifiuto di pensare che Giuntoli sia caduto dal pero dicendo: ma come, Galliani ha fatto la spia? Ma no, forse non dovevo dirglielo. Per me non esiste sta roba qui. Io sono abbastanza convinto che Giuntoli abbia, tra virgolette, utilizzato Galliani come stratagemma, come tramite per far veicolare il messaggio ad Allegri. Questo mi viene a pensare. Tra l'altro Moggi va un po' più nel profondo e dice che quelle sfuriate sulle sostituzioni di Chiesa, Cambiaso, Vlahovic sono proprio tutte legate a questa situazione in cui non si sa se l'allenatore ci sarà oppure no, con la Juventus che non ha voluto esonerare Allegri per cercare di tenere i giocatori concentrati sulla qualificazione Champions che non è ancora arrivata. Questa è la lettura di Moggi. A me viene da dire che abbia parlato davvero con qualcuno dentro la Juve, con qualcuno che dentro la Juve gli ha detto queste cose, o forse con Galliani, o forse con tutti e due. Questa è la ricostruzione che mi viene da fare, ed è una ricostruzione che secondo me viene confermata dalle parole di ieri di Alfredo Pedullà. Alfredo Pedullà l'abbiamo sentito anche poche settimane fa, quando Felipe Anderson è saltato alla Juventus ed è tornato in Brasile. Tutta la giornata con i giornalisti in Italia, i maggiori esperti di calciomercato anche a livello mondiale, se vogliamo europeo, che davano per fatta la trattativa con Alfredo Pedullà, che invece dice: no, attenzione, va in Brasile, può essere che vada in Brasile, c'è una forte candidatura in Brasile, la Juve in questo momento è defilata. Pedullà, secondo me, lato Lazio ha una buona corsia, e io credo anche direttamente con Giuntoli. Io sono abbastanza convinto che ci possa essere un filo diretto tra Giuntoli e Pedullà. E ieri, all'interno della trasmissione di Sport Italia, ha detto determinate cose sul futuro della Juventus. E cioè, la Juventus a gennaio ha deciso che avrebbe cambiato guida tecnica, perché l'allenatore sarebbe poi entrato nell'ultimo anno di contratto, quello che ci dicevamo prima. E quindi è lì la Juventus a gennaio che ha deciso di cambiare guida tecnica. Si è detta: vinciamo lo scudetto perché siamo a tot punti, non vinciamo lo scudetto, facciamo qui, facciamo là, quello che succede, succede, noi cambiamo guida tecnica. A gennaio c'è un nome su tutti, che è Thiago Motta, con cui hanno parlato, c'è interesse reciproco da parte della Juve di Thiago Motta,
E anche se dovessero inserirsi il Milan, come abbiamo detto ieri, o il Chelsea, è troppo tardi, perché comunque Thiago Motta è stato bloccato dalla Juve. Questa è la versione di Alfredo Pedulla. E ribadisco, non c'è bisogno di citare anche l'esempio di Felipe Anderson, ma lo citiamo perché è un esempio veramente concreto e recente e ci fa capire che queste dinamiche probabilmente le conosce molto molto bene. Quindi questa è la ricostruzione dei fatti. A me sembra che si incastrino tutti i pezzettini. Poi io utilizzo la logica. Io quello che sapevo ve l'ho detto, e l'unica cosa che mi era arrivata all'orecchio in questi giorni era che, ormai passato un mese anche, qualcosa di più, è che la Juventus dopo Juventus-Genoa 0-0 non avrebbe comunque esonerato Allegri e l'avrebbe esonerato soltanto in caso di emergenza, qualora la corsa Champions fosse arrivata proprio a un punto impossibile da sanare, tant'è che così i dirigenti andavano a deresponsabilizzarsi perché tanto la frettata ormai era fatta. Questo era quello che vi avevo detto. E che fino a che non ci sarebbe stata l'ufficialità della Champions non avremmo avuto appunto nessun tipo di comunicato. Allegri rimane, Allegri non rimane. Questa ricostruzione è stata corretta fino adesso. Questo era tutto quello che sapevo. Poi entra in gioco la logica. Aggiungo un pezzettino però che fino adesso non abbiamo ancora mai inserito, ma potrebbe essere determinante. Ma oggi parla dei giocatori. L'abbiamo detto prima. I giocatori. Pedulla parla di gennaio. C'è una coincidenza dal punto di vista umorale dei calciatori, come esempi di Chiesa, di Cambiaso, di Vlahovic, che si alterano con l'allenatore per determinate scelte, con il mese di gennaio? La Juventus inizia lì, a perdere punti. Empoli-Juve 1-1, prima di affrontare l'Inter. Quell'entrata di Milik e poi tutte le partite in cui i calciatori sembrano crederci davvero di meno all'interno di un contesto tattico che è lo stesso di quello dell'andata. Lo stesso. È cambiato proprio l'approccio, forse la mentalità, forse l'abnegazione, forse anche la concentrazione con cui affrontava le partite. E allora provo a fare una ricostruzione. Non è che a gennaio Allegri è venuto a conoscenza di qualcosa che si sono detti dentro la dirigenza ma che non gli hanno mai detto a lui, e cioè decido di cambiare allenatore a fine stagione, come va e questa cosa poi è passata ai calciatori tramite un atteggiamento che potrebbe essere cambiato proprio di Allegri stesso nei confronti della stagione. Provate a seguire la logica e aggiungo un pezzettino in più, che è quello di Giovanni Manna, che andrà a Napoli e che oggi lavora per la Juventus ma non ha più il pass per entrare alla Continassa, non ha più il telefono aziendale, non lavora più per la Juve. Lo stesso Giuntoli le ha detto: dovremmo capire cosa succede con Manna, cosa fare con Manna. E Manna è sempre stata una figura molto vicina ad Allegri. Allora io provo a buttarvi l'illazione proprio definitiva. A gennaio dirigenza della Juventus decide che si cambierà allenatore. Manna, dentro la dirigenza della Juventus, fa sapere questa cosa ad Allegri perché c'è un buon rapporto. Ma Allegri ovviamente non la sa per via ufficiale da parte della dirigenza, ma per via ufficiosa tramite un rapporto d'amicizia interpersonale fuori dal professionale. Allegri non la prende molto bene e questa cosa va a riflettersi sul rendimento della squadra. I giocatori avvertono questa roba, non capiscono se l'anno prossimo chi ci sarà, chi rimarrà. Anche i discorsi dei rinnovi dei calciatori sono stati bloccati proprio dopo questo periodo qui, dopo questa corsa Champions, qualificazione Champions messa in dubbio, e si parla per dire del rinnovo di Rugani che è tutto fatto ma si aspetta la Champions per ufficializzarlo, e la Juventus si è sgonfiata come un soufflé dove è sbagliato la cottura, perché lì a gennaio loro avevano già deciso. Allegri che lo sa da Manna e ha la conferma anche da Galliani, e Allegri che è lì che tira fuori Sassolini con il Napoli quando me lo vorranno far sapere, perché Allegri sa che hanno già deciso ma non glielo sono andati ancora a dire, e Allegri sta ancora aspettando. E Giuntoli fa lo stesso giochino, fa parlare Galliani per far arrivare quelle informazioni di cui comunque Allegri ha già conoscenza. Una sorta di segreto di Pulcinella? Voi davvero credete che nel mondo del calcio, con tutte queste conoscenze, non ci siano delle chiacchiere, non ci siano dei confronti, non ci siano dei discorsi, non ci siano dei messaggini che volano tra calciatori, allenatori, dirigenti? Per quello che vi dico, quando parla Luciano Moggi
io starei un attimino zitto e cercherei di captare le informazioni più importanti, perché Moggi non parla a caso. Magari ho speso un quarto d'ora di tempo per fare un discorso che non ha la minima logica. Nella mia testa ce l'ha, nella mia testa torna tutto, metto insieme tutti questi tasselli e vi dico, la cosa più facile oggi da prevedere, 1° maggio 2024, è che dopo la qualificazione alla Champions aritmetica della Juventus ci sarà un comunicato in cui verrà sollevato Massimiliano Allegri dall'incarico con delle modalità ancora da definire, buona uscita oppure rimane fermo un anno e si piglia i soldi, e Thiago Motta al suo posto che sta aspettando soltanto l'ufficialità della Coppa Europea che andrà a giocare il Bologna. A me sembra tutto lineare, a me sembra tutto facile, poi sappiamo che nel mondo del calcio mille volte abbiamo visto situazioni facili, lineari, dove sembrava tutto scontato e alla fine è cambiato tutto. Quindi il consiglio che posso darvi è sempre aspettare i comunicati prima di avere la certezza che una determinata cosa accadrà. Però mai come in quest'annata, perché io me lo ricordo l'addio di Allegri 2019, non c'erano tutte queste voci certe, tanti addetti lavori, anche di testate opposte o che comunque a volte possono avere delle sorti di anche rivalità, perché dal punto di vista professionale chi arriva prima la notizia c'ha quel qualcosa in più, assume quella credibilità in più. Io difficilmente sto sentendo degli esperti di mercato o delle persone anche legate al mondo del calcio che danno notizie diverse da Allegri Juve si separano e Thiago Motta molto probabile. Poi ripeto, il mondo del calcio ci ha abituato a delle sorprese anche dell'ultimo minuto e non possiamo ovviamente dare niente per scontato. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, perché di cose ve ne ho dette, è stato un video bello carico, sono curioso di sapere se ho parlato a bambera oppure no. Ciao a tutti ragazzi, forza Juve e buona serata di Champions.